A fine anni 90, la provincia di Torino, attraverso la comunità montana Valpellice e Lampi, finanziò l'allestimento dell'ecomuseo della Resistenza e la mappatura della sentieristica partigiana tra i comuni e i boschi di Angrogna, Luserna San Giovanni e Bricherasio. Quel che mancava in una delle valli protagoniste della resistenza al nazifascismo era una mappatura dei luoghi in Alta Valpellice, ovvero a Torre, Villar e Bobbio. Nel 2009, con il contributo regionale, si riprende il progetto dei sentieri partigiani e nasce la Biblioteca della Resistenza a Torre Pellice. Per i comuni di Bricherasio, Luserna e Angrogna è stato fatto già un progetto di sentieri partigiani. È stata fatta una cartina, delle guide, dove sono stati individuati dei sentieri qui nel comune di Bricherasio, Luserna ed Angrogna. Il progetto poi si era bloccato lì e non era più andato avanti. Allora adesso l'abbiamo ripreso e abbiamo fatto un progetto nel comune di Angrogna, Torre Pellice, Villare Bobbio e Rorà. Quindi abbiamo individuato dei sentieri partigiani. Sicuramente non ci sono dei sentieri partigiani propriamente detti. Noi abbiamo individuato dei sentieri nella zona dove sono successi degli avvenimenti durante la resistenza. Non abbiamo fatto nulla di nuovo, non abbiamo fatto dei sentieri nuovi. Abbiamo utilizzato i sentieri che sono già presenti e che sono già accatastati. Dovremo preparare una guida a schede e delle cartine dove abbiamo messo i punti che secondo noi sono importanti. Un pochino ricalca questa cartina che è già stata fatta, dove sono segnati i gruppi partigiani, quindi i gruppi partigiani GL, Garibaldini, i vari combattimenti e dove ci sono state delle vittime civili, dove ci sono state anche qualche storia. Abbiamo voluto raccontare alcune di queste storie. Siamo partiti dal centro di Torre Pellice, dalla caserma Ribet e dalla tipografia alpina che stampava anche i volantini dei ribelli. Ci siamo fatti raccontare alcuni dei fatti dei 20 mesi di liberazione da uno degli ultimi testimoni diretti, il partigiano torrese Giulietto Giordano, classe 1925. Ha fatto ripercorrere la storica e fondamentale battaglia del Rio Cross, che permise di mantenere quella che fu chiamata l'Italia libera, la zona senza controllo nazifascista tra il febbraio e l'aprile del 1944 in Alta Valpellice. Poi abbiamo ripercorso insieme a Roberto Rigano, membro del CAI di Torre Pellice e curatore del progetto Sentieri Partigiani, la storia delle lapidi dei combattenti morti tra Torre e Villar Pellice, il racconto dell'assalto e della presa della caserma di Bobbio, fino alla tragica uccisione della partigiana Jenny Cardon, ammazzata poco prima della liberazione. So che Jenny Cardon era salita a portare un messaggio, ha voluto andare lei, perché il messaggio lo doveva portare Jean Rivoire. Jean Rivoire era amico di famiglia dei Cardon, è andato a chiedere loro una bicicletta in prestito e la Jenny si è offerta a lei dicendo: mi sono una funna, lei più faccia il passé. Ecco. Pare che l'abbia ucciso un sergente, forse stata legata davanti sul radiatore del camion, insomma. Ed era, mi pare, il 26 o il 27 di aprile.